storia. Ok. Siamo allora, a Milano. Aspetta, aspetta, un attimo che abbiamo il tempo che le persone un attimo si collegano. Poi magari giriamo la telecamera così. Sì, sì. Allora, qua siamo in via Faenza, a Milano. E adesso, insieme a Raffaella e Luca, ma più che altro adesso il protagonista è Luca, e vi racconterà un qualcosa che dire che è surreale è poco, e infatti già stasera, se non al massimo domani mattina, scriverò alle autorità del caso. Ma adesso giro il telefono, Luca, adesso sì. Racconta un attimo. Ciao. Così nel mentre che racconti facciamo vedere cosa è successo, sì. Poi ricorda anche le date, sì. Da novembre per poi la chicca finale del 2018 che adesso andiamo, sì, a vedere, sì. Aspetta, eh? Sì. Vai. Ciao, io sono Luca Manna, sono un caregiver e cammino a fianco di mio fratello da quando non ci sono più i nostri genitori. Mi occupo quindi dell'organizzazione della sua vita, ho contribuito insieme a professionalità varie a costruirgli un percorso di vita indipendente a casa sua, ovvero nella casa dove è nato. Ho lavorato, combattuto a volte e comunque tessuto quella rete di servizi che servono a mio fratello per vivere e condurre la sua vita indipendente. Mm-hmm. E io a lato, come un alfiere silenzioso. Ma cosa è successo un giorno? Succede che il 16 di novembre di quest'anno, io che vivo poco distante da qui, vengo svegliato dall'assistente domiciliare di mio fratello. Mm-hmm. Andiamo a vedere? Quale, sì, certo, venite. Questo è l'ingresso di casa di Ciro. Vedete, la luce è saltata, come vedete. Infatti non si può accendere la luce. Questa situazione sul soffitto si è aggravata a partire dal 16 di novembre, ma era già così da diversi anni, tant'è vero che le mie prime segnalazioni di alcuni condomini qua risalgono al 2018. Mm. Ok. Si è aggravata. Diciamo che si sente anche un po'. Comunque stavi dicendo, ricostruendo un po' il percorso. Dicevi. 16 novembre, vengo svegliato dall'assistente domiciliare di mio fratello, la quale mi dice allarmata, lui è Ciro, ve lo presento. Eccolo qua. Che in questo momento non c'è. Che vive attualmente fuori di casa. E vengo svegliato e mi dice la sua assistente. E vive fuori di casa a causa di quello che stai raccontando. E certo, perché dicevi, qua è stato svegliato. Non possiamo riprodurre gli odori, ma se foste qui sentireste un forte odore di, esatto, gesso misto a umidità, acqua, forte. Umidità e, mm-hmm, e la temperatura è estremamente bassa. C'è il termometro lì, se vuoi riprenderlo. Abbiamo il termometro. Nonostante quanti gradi indica? Nonostante i caloriferi, siamo a, aspetta, 15 gradi. Nonostante i caloriferi. Più. Comunque, dicevi. L'assistente mi dice, guarda Luca, sta piovendo, si allaga la casa. Erano le 5:30 circa del mattino. Uh-huh. Mi alzo, mi vesto, corro qui e vedo che qui in cucina, dalla parte del lampadario e su tutto il soffitto. Dicevi prima, soffitto, cos'è che era pieno d'acqua, dicevi, sì? Ecco, si era riempito d'acqua questa abat-jour, era piena d'acqua, tant'è che la lampadina ci galleggiava dentro. È, uh-huh, stato un miracolo o una cosa che, insomma, ci è andata bene, non si è saltata la luce o peggio qualcuno si fosse fatto male. Uh-huh. Qui era tutto allagato. Chiamo i vigili del fuoco. Intervengono i vigili del fuoco, prendono atto della situazione, vanno a fare il sopralluogo sul tetto e mi dicono che mi sarei dovuto rivolgere ad MM, che è l'ente gestore per conto della proprietà, il Comune di Milano. Questo appartamento infatti è in affitto al Comune di Milano e viene gestito da MM. E quindi non dovevi rivolgerti a loro. Mi dovevo rivolgere a loro. Fanno l'intervento, controllano che non ci siano situazioni di estremo pericolo e si ritirano. Mm. Scusami un attimo, qua ci sono i segni, dicevi, di quelle più che, sì, risalgono a questa situazione di infiltrazione, risalgono almeno al 2018. Tant'è vero che nonostante quindi oggi stanno facendo i lavori per il tetto, sì,
Ma dal 2018 c'è il problema. Io ho cominciato a segnalare situazioni di questo tipo, okay, molto meno gravi, incombenti, però comunque delle situazioni di filtrazione. Tant'è vero che nel 2021 ho fatto ritinteggiare tutta la casa e quindi queste macchie qui nel 2021 non c'erano più, perché chi è intervenuto in casa mia erano, aveva lavorato e le aveva sistemate. Dopo il 2021, in estate, si sono riformate e io ho ricominciato a segnalarle. Facciamo, e a un certo punto MM ci ha annunciato l'inizio dei lavori nel 2021. 2021, i lavori iniziano in autunno, fine agosto dell'anno scorso, 2022, vanno per blocchi, quindi numeri civici, 15, 17, 19, 21. Dopodiché, dal 16 di novembre, cominciano questi problemi gravi, tanto che richiedono l'intervento dei vigili del fuoco. Il 16 novembre quindi succede questo. Mi viene assicurato anche dal personale tecnico di MM, interverremo e sistemeremo tutto. Passa una settimana, il 22 novembre, venite. Sì. Qui non si può vedere perché mi hanno puoi staccato. Puoi accendere la luce? Non si può perché mi hanno staccato. No, del telefono, così almeno magari riusciamo a far vedere. Allora, il 22 di novembre, sì, l'acqua invece che piovere dalla cucina, piove da qua. Tant'è vero che mi hanno staccato la luce. Idem come la settimana precedente. Cioè tutto questo non c'era prima, no? La plafoniera era colma d'acqua, era colma fino a qua, fino all'orlo. Colma d'acqua. Vengono i tecnici di MM dopo qualche ora, mettono in sicurezza l'impianto però elettrico. Ricordiamo che è successo di notte, sì, che il bambino esatto, era a esatto. Succede mentre Ciro era nel suo letto, questo è il posto dove ha sede il suo letto normalmente, e quindi l'acqua da lì gli cadeva dentro il letto. Amore, cioè gli cadeva dentro il letto e lui si è svegliato con l'acqua nel letto. Grazie. Si alza. Scosso, stesso orario, poi la fortuna in quei periodi pioveva di notte e dalla mattina arrivava giù l'acqua, o non lo so, insomma, quando se ne è accorto. Intervento della polizia locale il 22 e dei vigili del fuoco nell'imminenza, stesso discorso, guarda che mi serve una relazione per capire se si possa vivere qui dentro o no. Devi chiederla ad MM, però non ci sembrava così grave ancora, perché nonostante la pioggia, una volta asciugata l'acqua che c'era in casa, e ce n'era parecchia, vi assicuro. Qua il riscaldamento è centralizzato, quindi non sì. va quando vuoi tu. No, quindi non lo poteva farlo andare per far asciugare prima la casa. Sì, io vengo qua tutti i giorni ad aprire e fare ariare come mi hanno consigliato. Ma il calorifero c'è, è acceso, ma come avete visto, avete notato 15 gradi ci sono in questa casa. Sì. E se toccate i muri è peggio. Sì, cioè è ghiacciata. I muri sono in cartongesso intrisi d'acqua, quindi grazie finché a Dio, non si asciugheranno. Grazie a Dio che tu con tuo fratello sei riuscito a tempestivamente certo. a portarlo da questa signora esatto. bravissima. E certo, la sua assistenza domiciliare, la sua Brava assistenza persona. Domiciliare è una bella persona. Deroga. Quindi questo siamo dal 16 novembre al 22 di novembre siamo arrivati. La settimana dopo? La settimana successiva. Mi sembra lo stesso giorno praticamente. Succede questo, vanno via, viene la polizia locale, vede la situazione, prende atto, relazione. E i vicini, hai detto, non ci sono più? No, ci sono ancora il 22. Dopo sì. un'altra settimana, quindi andiamo a prima del ponte di Sant'Ambrogio, sì. quindi dall'1 al 3 di dicembre, altra situazione analoga, solo che adesso comincia a piovere dappertutto. Cioè non solo ricomincia a piovere in cucina, ricomincia a piovere sulla camera e comincia a piovere nelle camere, nel bagno, corridoio e bagno. Tant'è vero che succede sta roba. Incredibile. Cioè l'acqua arrivava qui per terra, qui e per terra, oltre a cadere giù da tutte queste infiltrazioni che potete vedere. È ancora bagnato. Sì, è ancora bagnato, certo. E questo poi dicevi prima di arrivare in quella stanza qua dicevi prima ci sono gli sfollamenti c'è la gente che viene lì a fianco sentivi correre io l'acqua, qua dietro no? questa parete sentivo sgorgare l'acqua così sentivo l'acqua che sgorgava dietro la parete in questo modo tant'è vero che tutti gli abitanti di questa colonna di appartamenti avevano tutti l'acqua sulla parete e la signora al primo piano chiamò i vigili del fuoco perché era allagata in casa praticamente.
era allagata, la cantina allagata, insomma una situazione di estrema emergenza. Tant'è vero che i vigili del fuoco, intervenuti in altri appartamenti, hanno dovuto provvedere allo sfollamento perché erano oggettivamente inagibili. E queste persone sono state mandate altrove. E poi qua, sempre a dicembre, si verifica nel contesto generale, succede questo. Voi adesso, attenzione, vedete le muffe. All'epoca c'era l'acqua, adesso c'è la muffa. All'epoca dei fatti che vi ho raccontato, qui non c'era la muffa, c'era solo l'acqua che cadeva giù a gocce. A goccioloni veniva giù. Questo invece è una, e poi questa è la cosa più, questa qui è la cosa che in qualche modo testimonia la longevità di questo fenomeno, ovvero che il gocciolare dal soffitto dell'acqua reflua ha corroso la piastrella, e questo non è un fatto che si è verificato da poco, certo, ma certo, si è verificato nel corso di anni, tant'è vero che le mie prime segnalazioni sono cominciate nel 2018, e questo ha determinato tutto questo, questa animosità. Io non dico questo che... perché dovevano fare lavori sul tetto, sul tetto, e... ma non hanno, cioè ti hanno detto così loro stessi, non hanno messo che... la guaina? Sì, no, non l'hanno detto perché non lo possono dire, lo ha verificato il personale dei vigili del fuoco quando è intervenuto, ha detto hanno tolto la guaina, tant'è vero che io ho visto anche delle foto. Sulla cucina c'era un buco nel cemento del massetto, cioè del cemento, c'era un da buco sopra, quindi qua sopra la cucina. E come ha fatto a farsi quel buco? Non lo so, io non sono tecnico, non posso neanche andare nel cantiere, quindi mi sono affidato a quello che mi è stato detto. Il risultato di tutta questa cosa, che è mio ma anche di altri che versano in condizioni anche peggiori della mia, è che la vita indipendente di mio fratello è stata interrotta. Lui è fuori di casa dal 3 di dicembre, dal 4 di dicembre. Quindi a livello cognitivo molto sì, provato. Lui è alterato perché continua a chiedere quando ripareranno casa mia. Ho sentito il personale della ditta che sta facendo i lavori, che si è impegnato formalmente a mettere a posto in tempi rapidi. Io non cerco e non accampo pretestuose scuse o pretestuosi motivi per ottenere qualcosa che non ci è dovuto, però penso che ci sia dovuto vivere in casa propria, fare un progetto di vita autonoma di cui tanto si parla e che poco e per cui solo pochi fanno concretamente. E quindi ritengo che, signori, questa è una testimonianza e io spero che abbia un seguito. Non mi interessa se farà arrabbiare qualcuno, perché questa è la verità. E io mi sono stufato di fare le lodi del vestito del re che non esiste. Bravo Luca, complimenti. Comunque, grazie intanto e scriveremo sicuramente a chi si deve muovere il prima possibile per risolvere tutto questo. Questo video di denuncia è importante, soprattutto quando un caregiver familiare ci tiene così tanto a un fratello che abbia veramente una vita dignitosa, decorosa, in uno stabile che sicuramente dovrebbe essere controllato e monitorato da chi lo gestisce. Quindi in questo caso Milano EMM. Grazie. A voi per l'attenzione. Grazie.